È una nuova opera, non è plastica, non è video, non è pittura, è una forma quasi organica in continua evoluzione ed è un preludio a quello che potrebbero essere le grandi spinte creative per il futuro. Quest'opera è stata creata per questa mostra, ci parla della natura e della tecnologia e di come dopo questa pandemia ci siamo ritrovati come esseri umani a non essere né superiori né inferiori alla natura, bensì dentro ed uscirne e riuscire a sopravvivere grazie all'uso della tecnologia. La pandemia e il disagio che ha portato ci hanno fatto fare un salto in una nuova dimensione che sperimentiamo tutti, ma a cui non sappiamo ancora dare un nome e nuove regole. Quando si parla di arte digitale, quindi di un file digitale, questo è automaticamente spendibile e riproducibile, quindi non ha nessun valore. La blockchain viene utilizzata per dare un valore, quindi rendere unica un'opera d'arte. Grandi architetti come Carlo Ratti e artisti come Refik Anadol ci invitano a mollare gli ormeggi e percepire attraverso i sensi questa dimensione in cui entriamo e usciamo continuamente. Questo spazio è stato concepito per essere una sorta di organismo molto versatile. Ogni spazio diventa un'altra cosa e ogni spazio è connesso all'altro. Un luogo immersivo, una scala abitabile in cui incontrarsi uscendo dall'isolamento del digitale e creando un ponte tra il nostro passato più ricco, in questo caso il Rinascimento, e il presente ancora da disegnare. Refik Anadol lavora con algoritmi di intelligenza artificiale per elaborare in questo caso 1 milione di dati che parlano del nostro Rinascimento italiano, è un'opera che lui dedica al nostro paese. Questi dati rielaborati secondo algoritmi che lui ha creato stabiliscono un legame fortissimo con un passato, ma il risultato nell'elaborazione di questi algoritmi risente anche dell'immaginario dell'artista. L'obiettivo è dunque alzare il livello di consapevolezza. Camminando infatti dentro il MIT, che è il nome di questo spazio che si trova a Milano, non si percepisce l'alienazione suscitata dalla mediazione delle interfacce dello smartphone e del computer. E la mente si apre alla creatività, alla nascita di nuove idee di arte, ma anche di business, di stile di vita, di politiche per l'era digitale. Si determinano nuove relazioni con persone che condividono gli ambienti e con le intelligenze artificiali attraverso gli algoritmi. Ci serve l'enzima dell'arte per accendere delle traiettorie che rappresentano una forma mentis nuova per innescare veramente processi innovativi a tutti i livelli. Opere digitali create durante la pandemia creano nuove relazioni tra fisico e digitale. L'artista Ben Snell insegna ai suoi computer a diventare scultori e poi polverizza il computer e con questa polvere stampa in 3D la scultura fisica. Questa mostra itinerante, Renaissance 2.0, ci apre a molte dimensioni. Può essere visitata in varie città del mondo fisicamente, ma per animare alcune opere si deve per forza entrare nel digitale attraverso l'iPad o lo smartphone, sia direttamente dal catalogo che attraverso un visore di cartone. Tra le opere c'è un cappotto che scherma dalla connessione e offre il privilegio e il lusso di essere disconnessi. Al contrario, indossando questo visore si perde la dimensione fisica e ci si getta in un'opera a 360 gradi in cui siamo sospesi insieme ad altre creature in una dimensione immateriale. L'accesso alle opere può avvenire anche da casa attraverso il computer o scaricando un'app e inquadrando le stesse con lo smartphone. Ma cosa accade se vogliamo acquistarne una? Come?
come possiamo essere certi che un'opera digitale, quindi replicabile, sia nostra e soltanto nostra? La tecnologia blockchain offre una soluzione attraverso i token, che sono carte d'identità digitale delle singole opere. Tokenizzare significa registrare un'opera d'arte digitale, quindi un file, sulla tecnologia di blockchain, che è un registro di informazioni condivise da tutti, e quindi tutti sapranno che ad una determinata ora un determinato artista ha autenticato quest'opera, o a una determinata ora, in un determinato giorno, un collezionista avrà acquistato quest'opera, quindi con la transazione del token dall'artista che l'ha creato a chi l'ha acquistato. Le opere, sia fisiche che digitali, vengono dunque tokenizzate, cioè la loro identità digitale viene iscritta su tecnologia blockchain. Per quelle fisiche, quindi per le tele, viene creata un'animazione in realtà aumentata che quindi collega come un cordone ombelicale l'arte digitale e l'arte fisica, e l'animazione digitale è tokenizzata su blockchain. A quel punto si fa tutto un discorso per quanto riguarda il collezionismo, quindi il collezionista di decidere se possedere e collezionare entrambe le anime della stessa opera oppure possederne solo una. Invece questa alle mie spalle è semplicemente puramente digitale e quindi arriva necessariamente con un token.